Antonio si sta ma lui non ti deve la partita è finita. Presidente, un risultato del genere non era aspettato.
No, non era aspettato e non doveva esserci. Noi siamo purtroppo caduti nella trappola di chi è molto più esperto di noi. Mi riferisco al primo gol che hanno fatto, perché su un'ingenuità nostra abbiamo dato la possibilità di far calciare un calcio di punizione a un giocatore che sappiamo, perché ha sempre giocato poi nella canadese pure, che sa posizionare la palla, quindi dai primi 10 secondi abbiamo preso il gol. Poi la partita è stata più o meno equilibrata. La partita è degenerata secondo me al 43-44 del primo tempo, allora quando noi avevamo un giocatore a terra. Di solito, anche se non è una regola, ma di norma si usa fermare il gioco. Il gioco non è stato fermato e noi abbiamo preso il gol praticamente senza nessuno in porta e l'abbiamo fatti tirare. È un episodio gravissimo che ha condizionato poi tutta la partita e chiaramente ha condizionato il proseguo della partita, tanto è vero che ci sono stati poi degli scontri, delle scaramucce tra giocatori e persino con il pubblico, ma ripeto, era un derby, quindi si sapeva che poteva essere un po' acceso, ma tutto dovuto all'ingenuità nostra, perché sono cadute, come ci capita spesso poi d'altronde, cadute nell'ingenuità e nella istigazione di alcuni giocatori. Abbiamo visto un giocatore in particolare che cadeva solo se vedeva l'ombra di un difensore nostro, tanto è vero che è stato ammonito per simulazione, quindi da qui scaturito. Allora, siamo con il numero 10 del Cariati, Izzo, che oltretutto ha segnato anche uno dei 5 gol. Ecco Izzo, come l'hai vista tu da dentro il campo questa partita? È stata una partita molto nervosa, già prima della partita e durante, poi meglio che non ne parliamo proprio, però è tutto passato, l'importante è che abbiamo portato i 3 punti a casa e questo è l'importante, cioè la rete l'ho dedicata alla mia famiglia a Napoli. Allora, Sabatino Tosto, presidente del Cariati, ecco, portate a casa 3 punti importanti, ma soprattutto un gran numero di gol, anche se dobbiamo dire per la verità il fair play nel campo e forse anche negli spalti è mancato e di bel gioco poteva esserci di più. Certamente, ma si sa che come tutti i derby che si rispettano è stata all'insegna dell'agonismo. Ecco. E la partita è stata combattuta al di là del risultato che magari è ampiamente a favore nostro, però la partita è stata combattutissima, a dire la verità è stato un derby che mi è piaciuto tanto. Si è giocato un derby maschio e non si è badato tanto al gioco che di solito, ecco, è quello che prevale nella nostra squadra. Si è cercati più a essere diciamo concreti e cinici. Infatti quella è stata oggi la nostra partita, ecco, ci siamo concentrati sul risultato finale, sapendo che comunque sarebbe stata una partita molto difficile, perché i nostri cugini della Cariatese insomma ci avrebbero dato tanto filo da torcere, e questo è stato. Ecco, questa vittoria vi incoraggia ancora di più verso quello che potrebbe essere il passaggio alla categoria superiore, o la vittoria di oggi è una vittoria come tante, come le altre? Ma ci fa piacere, perché comunque vincere il derby insomma è una cosa che ci rende felici. Anche per la partita stessa, ecco. Però in fin dei conti, obiettivamente parlando, per noi è una semplice partita di pallone, perché noi, ripeto, non puntiamo a vincere la singola partita, noi cerchiamo a vincere sempre il campionato, cercare di portare su questa squadra, e per noi è un lavoro che giorno per giorno cerchiamo di portarla avanti, chiedo scusa, attraverso le vittorie, ecco. Quindi il resto, ripeto, faccio i complimenti alla nostra squadra avversaria, alla Cariatese, ci ha messo in notevole difficoltà soprattutto il primo tempo, e ringrazio tantissimo il pubblico perché oggi è stato veramente numeroso. Ecco, per il resto, per la partita, so che magari ci sono stati un po' degli episodi che hanno potuto un po' far pensare un po' male, però purtroppo, ripeto, quando si è in un derby acceso così ci sta di tutto. Grazie.